Ragazzi, vi faccio una domanda. Notate qualcosa di... a parte l'ombrellone in casa, ma notate qualcosa di strano? Oltre ai miei capelli? Se vi piace questa maglietta a pentacolo, direi di mettere già un like. Eccolo, eccolo! Io sono barbuto, ma non ho la barba. Ragazzi, siamo tornati con la vostra serie preferita, ovvero i life hacks di TikTok, i trabocchini, i trucchetti, i trucchi più visti su TikTok. Oggi ne ho preparati alcuni che sono assurdi, come sempre del resto. E direi di non perderci in chiacchiere, andiamo subito a provarli. Io vi dico solo di segnarvi questa data, ovvero domenica alle ore 12. Questa domenica. A fine video farò un annuncio importante. Nel frattempo andiamo a divertirci. Allora, per il primo life hacks trucchetto trabocchino, tra l'altro questo è l'episodio numero 1.500.602, abbiamo bisogno di un sacchetto, possibilmente quelli sacchi gelo, ok? E delle penne, delle matite, quello che volete, quello che preferite. Allora, come prima cosa, ragazzi, riempiamo questo sacchetto d'acqua. Ecco qua. Lo dobbiamo proprio riempire tutto, eh. Mamma mia, che spettacolo questa maglietta. Se l'avete già vista, quelli più attenti sicuramente l'avranno notata o su TikTok o su Instagram, commentatelo. Dite, no, ma io l'avevo già vista, non è la prima volta che la vedo. Ok, abbiamo il nostro sacchetto pieno, come vedete. Eccolo qua. Ora facciamo un bel nodo, stando attenti a non bucarlo, mi raccomando. Io lo dico a voi, ma in realtà quello che deve stare attento a non bucarlo sono io, perché quello che fa sempre danni, chi è? Barbuto. Ecco qua. Come se avessimo vinto dei pesci rossi alle giostre, ok? Ecco il nostro sacchetto. Eccolo. Eccolo. Allora, siamo sul nostro tavolo da lavoro. Ormai questo qua è il nostro tavolo da lavoro. Qua abbiamo il nostro sacchetto pieno d'acqua. E qua abbiamo penne e matite. Così se siete indecisi ve lo faccio vedere con entrambi. Iniziamo prendendo una penna. Questo è il nostro sacchetto. La magia dove sta? In teoria, se tu buchi il sacchetto con la penna, esce l'acqua. Ma non è così. Io adesso vi dimostrerò che bucando il sacchetto non uscirà l'acqua. Le ultime parole famose. Allora, con decisione. Ok, ok. Adesso proviamo anche a bucare dall'altra parte. Ok, guardate qua, anche senza tenere, eh? Abbiamo fatto il nostro buco. Vogliamo bucarlo ancora? Olè! Decisi, ragazzi, guarda qua. Questo life hack TikTok super funziona. Vogliamo metterne un'altra? Ecco qua. Questa l'ho messa non molto deciso, infatti sta un po' gocciolando, ma l'acqua non esce. I trucchi di barbuto è sempre piaciuto. Ok, direi di passare al prossimo life hack, perché questo qua ha avuto successo incredibilmente. Bene, ora arrivo subito. Ok, dopo il successo dell'ultimo life hack, modestamente, passiamo al prossimo. Per questo abbiamo bisogno di un polaretto. Il mio è sciolto perché, adesso vi spiegherò perché è sciolto, tutti nella vita abbiamo provato almeno una volta i polaretti. Polaretti. Se non è così, vergognati. Ok, allora, oggi vi insegnerò ad avere i polaretti infiniti. Ovviamente fino a una certa, cioè una certa finiscono, però ve li potete mangiare più volte. E dite, ma come? Cioè, quello è come fai a moltiplicare, a farlo diventare infinito. Ma barbuto è qua per questo. Ok, eccoci qua, sempre sul tavolo di barbuto, sempre piaciuto. Allora, perché ho il polaretto sciolto? Allora, voi potete farlo anche da ghiacciato, cioè in realtà come si mangia. Però io per questioni che dovevo fare il video, quindi dovevo essere rapido, vi faccio vedere. Allora, voi avete il vostro polaretto ghiacciato. Prendete una forbice, ok? Per aprirlo, come aprite di solito. Cioè, ah no, si può aprire anche senza forbice, guarda qua, tac. Adesso è il mio cola. Mettete caso che voi avete il polaretto ghiacciato, quindi ne mangiate un pezzo, io adesso ne bevo un po', che secondo me così è anche più buono. Allora, il nostro polaretto adesso sarà circa a metà. Come facciamo a farlo diventare infinito? Easy. Allora, io userò un imbuto per essere preciso e professionale, visto che ormai sono uno scienziato di trucchetti di TikTok. Imbuto, lo inseriamo nel nostro polaretto. Acqua, tra l'altro non so se si vede ma già è ghiacciata. Acqua, la mettete. Oddio, stando attento a non metterne troppo, se no succede quello che è appena successo a me. Chiudiamo il nostro polaretto con dello scotch e lo rinfiliamo in freezer. Il nostro polaretto è di nuovo pieno, il gusto vi giuro è lo stesso, perché comunque il polaretto è acqua che si ghiaccia con il gusto. E l'ho continuato a mangiare fin quando non finisce tutto. Però, cioè, nel senso, ce ne vuole. E ora me lo berrò, faccio la challenge, provo a berlo tutto.
Voi non dovete far così perché sennò il trucco non funziona, ok? Dovete rimetterlo in freezer. Allora ragazzi, il prossimo TikTok in realtà non serve a nulla. Serve solo se volete stupire i vostri amici o fare a vostra volta dei TikTok dove lo fate. Mi raccomando, se riproponete dei life hacks, trucchetti che vi faccio vedere io e li provate su TikTok, taggatemi, o se li fate su Instagram, sono curioso di vederli, ok? Allora, per questo TikTok, che non serve assolutamente a nulla, e ho paura perché ogni volta che faccio cose con acqua, bibite, ma chi più ne ha, più ne metta, faccio sempre danni, ormai i miei video li conoscete. Allora, prendiamo il nostro bicchiere d'acqua, un pezzo di cartone. Oddio, già stavo facendo danni. Mettiamo sopra, ragazzi, e voltiamo. Come vedete, l'acqua non scende. E se noi tiriamo via la mano, scende. Ok? 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 Ok! Vaffanculo, lo sapevo. Per un attimo ha funzionato, il cartone era attaccato al bicchiere. Io non demordo, voglio riprovare. Tanto ormai è tutto bagnato, quindi asciughi una volta, asciughi due. Allora, abbiamo il nostro cartone, abbiamo la nostra acqua. Barbuto è sempre piaciuto. E uno, e due, e tre. La nostra acqua non scende. Tiriamo via il cartone. Il cartone rimane! Il cartone rimane! Attenzione! Lo vedete? Se ci credi, tutto è possibile. Ce l'abbiamo fatta. Anche questo life hack, ragazzi, ha funzionato. Ovviamente, routine che io debba sporcare il pavimento, debba lavare tutto, bagnare qualsiasi cosa, però ce l'abbiamo fatta. È incredibile. Passiamo al prossimo. Allora, il prossimo life hack, ragazzi, è qualcosa di assurdo. Adesso vi farò vedere. Questo life hack può essere utile a scuola o a casa. Capita spesso e volentieri di evidenziare, magari nei libri, eccetera, qualcosa che magari non dobbiamo evidenziare, quindi lo facciamo per sbaglio. E ora vi insegnerò come cancellare ciò che evidenziate. Voi dite, ma come fai? Barbuto lo sa. Allora, quello che ci serve è, vabbè, un foglio bianco. Io ho preso questa busta delle lettere, un evidenziatore, un pennarello colorato, ho preso l'arancione, un cotofioc e il limone. Tagliamo il nostro limone. Lo taglio poco perché non vorrei sprecarlo, perché non serve tutto il limone per farlo. Poi, ora vi farò vedere proprio da vicino, così per quelli che magari hanno qualche dubbio si ricrederanno. Allora, col nostro pennarello scriviamo qualcosa tipo barbuto. O facciamo una linea come se noi avessimo evidenziato, ok? Ok, ecco qua. Allora, prendiamo il nostro cotton fioc, lo impregniamo nel limone e poi lo passiamo sopra. E come per magia, ragazzi, guardate un po', il colore va via. Di nuovo, impregniamo bene nel limone e come per magia, ragazzi, incredibile, il colore va via. Incredibile! Quante ne sa, Barbuto? Tantissime. Anche questo life hack ha funzionato. Cosa ve lo dico a fare? Barbuto è sempre piaciuto. L'ho lasciato per ultimo perché questo è il life hack più figo da vedere e da fare, ragazzi. Se volete fare dei TikTok fighissimo, volete stupire i vostri amici mandandoli dei video, facendoli impressionare, io oggi vi mostrerò come cancellare il vostro sorriso dai video. Come farlo sembrare trasparente, cioè io sorriderò, ma in realtà si vedrà quello che c'è dietro. Allora, quello che servirà per questo TikTok è uno sfondo e della carta verde. Io direi che ne ho abbastanza. A noi ne servirà solo un pezzo se vogliamo fare il sorriso, ma possiamo farlo con qualsiasi parte del corpo. Strappiamo un pezzettino che diciamo ci possa stare nei denti. Lo infiliamo. In questo modo, ok? Vi mettete in posizione. Mettete questa placchetta verde in bocca in modo tale che non si vedano i denti, ok? Come se ci fosse un buco. Fate la vostra scena, venite e sorridete, poi ve ne andate e lasciate lo sfondo vuoto per un attimo, in modo tale che poi vi spiego. Quindi lasciamo lo sfondo vuoto, ecco lo sfondo vuoto per un attimo, ok, così va bene, un pezzettino. Mettiamo quello per i denti, per coprire i denti, e poi facciamo una scenetta, tipo come se facessimo un balletto, ok? Che schifo. Ok, poi voi vedrete direttamente, oddio che luce, vedrete direttamente il risultato. Praticamente, poi con un programma di montaggio, qualsiasi che può essere per telefono o per computer, semplicemente sovrapponete le due immagini, quella dello sfondo vuoto e quella dove ci siete voi, e usate la funzione chroma keyer o green screen, dipende come ce l'avete scritto, e quindi andrà a togliere il verde e sembrerà trasparente, visto che sotto quell'immagine c'è lo sfondo vuoto. Assurdo, eh?
Io ho visto un sacco di persone che facevano questi TikTok e la gente si chiedeva: ma come fai, come fai? Nessuno svelava il trucco. Ci pensa Barbuto. Ok raga, direi che siamo arrivati alla fine di questo video. C'è un annuncio importantissimo da fare. Soprattutto, finalmente esce il nuovo merch, che non è solo questa maglietta, ma ci saranno tantissime cose. 3 magliette in totale, compreso questa, di altri 2 colori, 3 felpe e uno zaino. Usciranno ufficialmente domenica, questa domenica alle ore 12. Metterò il link sia su Instagram che su TikTok, che nel video che uscirà alle 18 di domenica. Dovete affrettarvi, quindi io non aspetterei il video di YouTube, ma andrei già su Instagram o TikTok e domenica mi preparerei per acquistarlo, perché sono pezzi limitati. Sono davvero contento perché so che a voi fa un sacco piacere ogni volta avere del merch nuovo. Per me è sempre come avere un figlio. Sono super contento. E nulla, quindi ci vediamo domenica per un nuovo video e anche per il nuovo merch. Fatemi sapere poi una volta che esce se vi piace o meno. I life hacks di oggi sono stati incredibili, quindi io non ho nient'altro da aggiungere. Mi sembra di avervi fatto vedere abbastanza. Ci vediamo con un prossimo video domenica, mercoledì e venerdì, perché ogni domenica, mercoledì e venerdì esce un nuovo video. Ciao belli.